Orione è una delle più suggestive costellazioni celesti, sia per la brillantezza delle sue stelle, che per la vicinanza all'equatore terrestre, rendendola così visibile alla maggior parte del pianeta. La sua caratteristica forma a clessidra e le tre stelle allineate a formare la cintura di Orione, la rendono facilmente identificabile nel cielo notturno. Gli antichi greci riconoscevano in questa costellazione il mitico gigante e cacciatore Orione, figlio di Poseidone. Molte sono le leggende che circondano questo personaggio. Secondo una di queste, Orione, dopo aver avvistato le Pleiadi, un gruppo di ninfe, se ne innamorò subito, e le inseguì per 5 anni, fino a quando queste non furono trasformate in stelle. Le Pleiadi sono rappresentate dall'omonimo ammasso stellare della confinante costellazione del Toro, e a causa della rotazione terrestre sembra che Orione rinnovi il suo inseguimento ogni notte. Secondo un'altra versione, Artemide, la dea della caccia, si era innamorata dell'abile cacciatore Orione. Apollo, il fratello della dea, si accorse che la sorella stava trascurando i suoi compiti per colpa di quel mortale, e così escogitò un inganno per potersene sbarazzare. Invitò la sorella Artemide ad una gara di tiro con l'arco e le indicò come bersaglio un grosso pesce scuro nel mare, abbastanza lontano da non poterne riconoscere l'identità. La dea non mancò il bersaglio, ma, avvicinandosi alla preda, scoprì che il pesce in realtà era il suo amato cacciatore, che stava nuotando nei paraggi. Artemide, distrutta dal dolore, pose Orione tra le stelle, nell'atto di rincorrere la costellazione della lepre. Ad accompagnarlo in questa battuta di caccia vennero posti anche i suoi due cani preferiti, rappresentati dalle costellazioni del cane maggiore e del cane minore. Invece, secondo un'altra versione della storia, a causare la morte del cacciatore fu la stessa Artemide, rimasta offesa perché Orione aveva osato ritenersi un cacciatore migliore di lei. Per vendicarsi gli mandò contro uno scorpione che lo punse mortalmente. Lo scorpione venne poi posto in cielo insieme alla sua vittima, nell'omonima costellazione zodiacale. Ma dalla parte opposta della volta celeste. La costellazione conta di 130 stelle visibili a occhio nudo. La più luminosa è Rigel, con una magnitudine apparente di 0,28. Si tratta di una supergigante blu, distante da noi 860 anni luce. Il suo nome deriva dall'arabo, e significa, il piede sinistro di colui che è centrale. Con riferimento alla posizione che ricopre nella costellazione, ovvero proprio quella di piede sinistro di Orione. Rigel, benché sia la stella più luminosa, è classificata come Beta Ori. L'Alfa Ori è invece la stella variabile Betelgeuse. Si tratta di una supergigante rossa. È stata la prima stella, dopo il Sole, di cui abbiamo calcolato le dimensioni. Pare che il suo diametro sia tra le 500 e le 1000 volte più esteso di quello del Sole, il che la rende una delle stelle più grandi conosciute. Se venisse posta al posto del Sole, la sua superficie giungerebbe a inglobare l'orbita di Giove. Betelgeuse è la decima stella più brillante del cielo, anche se, poiché pulsa, la sua luminosità varia con un periodo di circa 6 anni. Sta lentamente consumando tutto il suo carburante, e date le sue dimensioni è probabile che terminerà la sua esistenza con una spettacolare supernova. Quando ciò avverrà, benché ci troveremo a 430 anni luce dall'esplosione, qui sulla Terra potremmo vedere per alcuni giorni un puntino luminoso nel cielo, anche nelle ore diurne. Tra gli altri oggetti più suggestivi presenti nella costellazione c'è la nebulosa di Orione, catalogata come M42. Si tratta forse della nebulosa più famosa e brillante del cielo notturno, ed è visibile ad occhio nudo come una macchia rossastra. È ampia circa 30 anni luce e risplende di emissioni ultraviolette emesse dalle numerose nuove stelle al suo interno. Caratteristico è l'ammasso del trapezio. La nebulosa di Orione è anche stata la prima ad essere fotografata. La foto venne scattata nel 1880 da Henry Draper, un pioniere dell'astrofotografia. Altra importante nebulosa è quella nota come nebulosa testa di cavallo.